Certamente questa visione di grande collaborazione globale può essere l'unica per determinate attività di ricerca in campo scientifico e tecnologico. Credo che le sue osservazioni finali sul fatto che sia elemento catalizzatore di collaborazione anche con le imprese private è una visione assolutamente, un'interpretazione assolutamente corretta. Credo che sia altrettanto corretto in questo momento, soprattutto storico, osservare che molte imprese private, per utilizzare il suo linguaggio, non sono necessariamente solo consumatrici di conoscenza, ma anche generatrici di conoscenza e che quindi il punto di partenza, certamente in taluni casi anche molto importanti, può provenire non necessariamente da un sistema pubblico estremamente complesso poi da organizzare su scala sovranazionale, ma anche da sistemi privati che oggi sono all'avanguardia nella creazione di conoscenze. Comunque il suo punto mi pare estremamente chiaro e anche le esemplificazioni che ci ha portato, quindi grazie. Allora chiederei adesso a Andrea Goldstein, direttore di Nomisma, di prendere la parola. Grazie mille a Rispettando Massimo, Andrea, scusami, ti devo chiedere i 15 minuti al massimo perché siamo rispetterò molto in tutto ritardo. Grazie. perché devo dare buon esempio. Allora, io ho due differenze rispetto a Massimo. Uno, che sono molto molto più giovane, non si direbbe, quindi i miei ricordi dell'ISTAO sono più recenti, ma ovviamente sono molto felice di partecipare a questo evento perché ho insegnato negli ultimi anni all'ISTAO ed è stata ovviamente anche un'opportunità per conoscere meglio, anzi, devo dire la verità, per conoscere tout court le Marche, la ricchezza del suo tessuto imprenditoriale, ma anche la ricchezza del suo territorio in senso lato. Tra l'altro ci sono anche altri motivi che mi rendono particolarmente felice di partecipare, di dare il mio piccolo contributo a questo evento, a questo momento di celebrazione. Intanto ovviamente c'è un legame storico, anche se in parallelo, non so, però i destini dell'ISTAO e di Nomisma si sono incrociati molto spesso in passato, ovviamente il Presidente Prodi, ma anche Patrizio Bianchi che sarà qui domani e tanti altri anche, dei collaboratori delle nostre rispettive società o hanno studiato all'ISTAO e poi sono venuti a lavorare in Nomisma oppure hanno lavorato in Nomisma e poi sono venuti a lavorare in ISTAO. C'è un altro elemento particolare, anche se non ho avuto la fortuna e la sorte di conoscere Giorgio Fuan e sua moglie, Alberto Quadio Curzio mi regalò alcuni anni fa, come un regalo personale, il libro del mulino della moglie della signora Rosenthal, che è un libro bellissimo che immagino che voi tutti conosciate, della moglie di Giorgio Fua, quindi sono molto contento. E c'è un altro elemento, anche se quello che diceva Stallachi adesso mi induce quasi a celare il fatto di aver lavorato per tanti anni all'Ocse, però avendoci lavorato tanti anni, come sapete, Giorgio Fua collaborò negli anni 70 con l'Ocse, ci sono tanti colleghi, amici come Sergio Arzeni, Mario Pezzini che hanno lavorato in Ocse e che hanno lavorato con l'ISTAO in passato e so che il presidente Marcolini è stato esperto all'Ocse, ovviamente Bruno Lamborghini è stato l'unico presidente italiano del Business and Industry Advisory Council, che è uno dei pezzi comunque. Esatto, quindi insomma ci sono tanti motivi. Il secondo motivo per cui sono diverso da Massimo è che al posto che crede, no adesso sto scherzando, dico, al posto che parlare di macchine vi parlerò di esseri umani e più in particolare citando Vasco Rossi, le donne, cerco una donna, ora la cerco in tanti posti e penso che sui temi dove c'è una mancanza di urgenza in Italia, che sono tanti, ora per essere chiaro io non sono un catastrofista né un... quelli che pensano che il declino è inesorabile, sappiamo benissimo che il nostro paese comunque anche negli ultimi anni ha registrato sui mercati internazionali, in particolare per una serie di motivi, dei grandi successi, che imprese che prima non esportavano, magari non vendevano neanche a Milano, adesso vendono i propri prodotti in Australia o i propri servizi in Australia piuttosto che in Germania. Detto questo, ci sono una lunga serie di preoccupazioni, alcune delle quali Enrico ha menzionato. E soprattutto c'è una mancanza, mi sembra, di una sensibilità e di una consapevolezza dell'urgenza di fronte alle sfide dell'avvenire e di fronte a una sfida particolare che l'Italia, con il resto d'Europa, ma ancora più l'Italia, deve affrontare, che è la sfida demografica, con tutte le implicazioni, alcune positive e altre negative, che questo ha. Il senso di urgenza della questione di genere, in senso lato,
mi sembra che manchi. E il mio intervento sarà proprio su questo, su come le competenze, che sono uno dei deficit del nostro paese, quelle formali e quelle anche relazionali, quindi non formali, possa essere colmato soltanto dando maggiore attenzione alle tematiche di genere e di sviluppo. Ora, in un paese come l'Italia, le tematiche di genere sono ovviamente soprattutto le tematiche di sviluppo femminile. In altri paesi magari anche gli uomini, cioè gli uomini sono la radice dei problemi, quindi in realtà la questione di genere ci riguarda anche come maschi, ma dal punto di vista delle statistiche, alcune delle quali menzionerò, ovviamente il problema è soprattutto, o la questione è soprattutto quella delle politiche di genere e per femminili. Negli ultimi 20 anni, 30 anni, soprattutto i lavori di Claudia Golding di Harvard dimostrano che c'è stata quella che lei chiama la grand gender convergence, cioè in termini in particolare di accumulazione di capitale umano, di partecipazione all'istruzione, di risultati dell'istruzione, in termini di partecipazione al mercato del lavoro, in termini di ore lavorate, perché sappiamo che spesso e volentieri in passato, soprattutto appunto nei paesi che sono riusciti a sormontare questo problema, le donne lavoravano magari ma lavoravano part time, adesso sempre di più le donne lavorano anche e sempre di più full time. In termini poi di occupazione e di profilo occupazionale c'è stata una convergenza in generale, l'Italia è uno dei paesi che questa convergenza ha fatto meno, ma che comunque si è avvicinato, quindi dal punto di vista della segregazione di tutte queste diverse variabili in termini di genere tra maschi e femmine abbiamo visto una grande convergenza. Rimangono però dei gap importanti, uno è quello principale che nel caso italiano è particolarmente grave, anche perché si intreccia con altre dimensioni, tra cui quella demografica, di età, e quella degli earnings, cioè delle retribuzioni. Sappiamo che in Italia, ma di nuovo questo vale per tutti i paesi anche europei, ma in generale dell'Ocse e ancora di più per i paesi emergenti e via di sviluppo, a parità di qualifiche e a parità di mansioni le donne guadagnano molto di meno. Questo sappiamo anche perché, adesso mi spiace continuare a citare l'Ocse anche perché poi sembra che faccia pubblicità ingannevole, soprattutto ingannevole da quello che dice Alessandro, avete visto il rapporto di ieri dell'Ocse che ci dice che in Italia gli unici che riescono a sperimentare una crescita delle retribuzioni sono gli ultra sessantenni rispetto a tutte le altre coorti di età che invece vivono una situazione di crescente vulnerabilità e fragilità. Questo si intreccia ovviamente con gli aspetti di genere. Una seconda dimensione in cui c'è ancora un gap a livello internazionale che in Italia è particolarmente grave e tutto quello, o quantomeno profondo, è per quanto riguarda le posizioni apicali della società. Il CERN è magari appunto una delle poche eccezioni, ma in generale sappiamo che nelle posizioni apicali, che siano del settore pubblico e del settore privato, che siano nell'istruzione, nella cultura, nella ricerca, nell'università, insomma praticamente la lista è infinita, ci sono dei grossi gap di genere che vanno colmati tuttora. E questo ha tutta una serie di ricadute a livello delle scelte pubbliche, chiaramente. A livello io penso che comunque gli esseri umani siamo tutti simili, siamo tutti uguali, ma ovviamente la storia di ognuno di noi ci porta a fare delle scelte per noi stessi e per la collettività, quindi nelle posizioni di leadership particolarmente importanti, e quindi se un pezzo della popolazione non è in grado di partecipare alla presa di decisioni collettive, oppure lo fa in posizione in qualche maniera subalterna, questo ovviamente ha dei problemi. Ora, le cause sono molte, ma vorrei sottolineare un aspetto della gravità di questo problema, per l'Italia in particolare, ma insomma per tutti. La rivoluzione tecnologica in atto porta sempre di più a valorizzare una serie di competenze, di problem solving in particolare, ma anche di tipo relazionale, in cui un sacco di test, di pubblicazioni, di psicologia cognitiva e di tante altre discipline, o dell'economia stessa, come abbiamo visto con Thaler, sta dando maggiore attenzione a queste dimensioni, in cui la dimensione di genere non solo è importante, ma è provato che per tante attività di problem solving le donne sono meglio degli uomini. Ora, nel momento in cui queste competenze sono
sempre più importanti, ovviamente se non soltanto un pezzo della popolazione non è in grado di valorizzare le proprie competenze, ma in più è quel pezzo di popolazione che meglio sarebbe in grado di trovare una risoluzione, sempre in un quadro armonioso di collaborazione, non è che ci sia la Galileo della situazione, però sappiamo che quindi il costo opportunità di escludere un pezzo della popolazione da questi processi è tanto più alto. Di nuovo, in Italia particolarmente, sia perché il gap da colmare in termini di crescita è particolarmente alto, sia perché, tra l'altro, ovviamente le decisioni di scelta sono particolarmente importanti nel caso degli investimenti di fronte a un quadro di incertezza. Se guardiamo i dati dal 2007 al 2016, il grosso gap di crescita del nostro paese, cioè quel 7% di PIL che non c'è e quel 9% di PIL rispetto alla tendenza di lungo periodo, quindi che è il vero termine di raffronto che non ci abbiamo, si spiega in gran parte per la mancanza di investimenti, e al di là del superammortamento, l'iperammortamento, ma abbiamo un gap del 31% degli investimenti rispetto a quello che è il valore atteso guardando alla funzione di crescita di lungo periodo o di medio periodo dal 91 ad oggi. Quindi se in questo ambito particolare, di fronte all'incertezza, le donne non sono in grado di sviluppare le proprie competenze e metterle a frutto per la società, questo è praticamente grave. Se guardiamo le cause sempre in termini generali, ma poi guardandole poi anche nel caso più specifico dell'Italia, ce ne sono tante, io ne ho identificate quattro anche sulla base ovviamente della letteratura. Due sono di tipo, una è di tipo, iniziamo dal generale, magari anche da quello che è più meno risolvibile attraverso misure di politica, quindi in qualche maniera esogeno, anche se a sua volta endogenizzabile, quello delle attitudini culturali e delle norme sociali. C'è in Francia un movimento, un'iniziativa che si chiama Jamais sans elle, che è un commitment, un impegno da parte di chi aderisce volontariamente a questa iniziativa di non partecipare mai a un convegno dove non ci sia almeno una donna. Devo dire la verità che in questo caso, se ho fatto bene i miei calcoli, ci sono 35 maschi e 2 donne. Ora vuol dire probabilmente che le 2 donne valgono come o anche un po' di più che i 35 maschi, però direi che le attitudini e le norme sociali contano ovviamente e spiegano molte delle differenze tra paesi. È difficile sapere cosa bisogna fare, magari si può lanciare Jamais sans elle anche in Italia. Sempre a livello più generale ci sono poi una serie invece di variabili o di spiegazioni di tipo comportamentale, psicologico. Ci sono un sacco di test, tra l'altro lavori di Paola Sapienza, di Zingales, anche, quindi cui hanno contribuito anche degli economisti italiani, che spiegano che il senso di leadership, il senso di l'attitudine al rischio, l'attitudine a mettersi in concorrenza sul luogo di lavoro o comunque in uno spazio pubblico è diversa a seconda del genere. Di nuovo, anche questo è endogenizzabile, le norme sociali portano probabilmente le donne o le femmine, le ragazze a dei comportamenti diversi. Non è ovviamente, e quindi questo ha anche un impatto in termini di autoselezione sulle carriere che poi gli uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze intraprendono. In Italia, ma di nuovo è un problema internazionale, anche in paesi da altri punti di vista più evoluti, c'è un grosso gap di partecipazione femminile nelle cosiddette STEM, quindi Science, Technology, Engineering e Mathematics, e questo ovviamente in parte è dovuto all'indirizzo che la scuola, gli insegnanti, l'ambiente familiare, i peers danno. Questo tra l'altro è, di nuovo rilacciandomi a quello che diceva Alessandro, è anche importante proprio nel mestiere dell'informatica e della programmazione, che è un mestiere tradizionalmente negli anni 80-90 molto femminile, ma sempre meno femminile. E di nuovo questo ha una serie di cause, alcune delle quali sono al di là del reach dei policy makers, ma in parte sono risolvibili, quantomeno affrontabili. Ci sono poi due questioni fondamentali invece in cui interviene sicuramente il poli, quanto c'ho ancora? In cui c'è la possibilità per il policy maker di intervenire. Da un lato le pratiche di parental leave, e che come sappiamo in Italia, come in tanti altri paesi, l'aspettativa per la
la, la somma della parentalità e la maternità, non so come si dice, la insomma, diventare genitore, sono biased a favore in teoria della donna, ma quindi questo in qualche maniera deresponsabilizza l'uomo. Questo ha un impatto ovviamente su tante dimensioni, ma soprattutto perché sappiamo che l'interruzione di un processo lavorativo ha un impatto sulle prospettive di crescita retributiva, ma anche professionale di chi prende il leave, quindi nella maggior parte dei casi della donna. Questo tra l'altro induce spesso e volentieri a ritardare il momento della maternità e quindi ovviamente riduce il tasso di fertilità, quindi è un gatto che si attorciglia intorno a se stesso, di nuovo con delle conseguenze che poi sono sociali, quindi che impattano su tutti, maschi e femmine, anche se inizialmente sono soprattutto impattanti sulle attribuzioni femminili. Legato a questo c'è il tema dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e soprattutto la disponibilità di servizi di primary care prima della scuola materna, quindi prima dei 3 anni, oppure la scuola materna. Di nuovo, mentre sulla scuola materna in realtà l'Italia ha un tasso di copertura abbastanza elevato, che è importante ovviamente per la scelta di riproduttiva, però lo è ancora di più i primi anni, quindi quando il bambino ha 1 o 2 anni. Ora sappiamo oltretutto che c'è un sacco di evidenza empirica che andare alla preschool ha degli impatti cognitivi importanti, positivi, quindi c'è un impatto positivo sulla collettività, sia perché i bambini poi diventano adulti più bravi, più preparati, più competenti, sia perché questo induce o facilita i comportamenti riproduttivi delle coppie, quindi innanzitutto delle donne, e questo di nuovo ha un impatto sulla demografia, sulla fertilità, quindi sulla demografia, sulla sostenibilità. Tutti una serie quindi di ambiti in cui si può intervenire. E per concludere un po' delle tracce di riflessioni italiane. Ovviamente le policy options sono varie, non sono ovviamente alternative, sono auspicabilmente additive, anche se in un quadro di coerenza che non sempre è facile ottenere. Da un lato ci sono le politiche fiscali in generale, che sia sul lato della spesa o che sia sul lato della tassazione. Sul lato della spesa è ovvio che in un paese come il nostro, che è un paese sempre più di persone anziane, sappiamo, lo vediamo sui giornali, lo vediamo sulla Gazzetta Ufficiale, che dovendo scegliere tra aiutare chi è più giovane, in particolare le donne, e aiutare chi è più anziano, visto che quelli che sono più anziani sono di più, vanno a votare di più e probabilmente votano per il partito di governo, non è a caso che quelle scelte di politica fiscale vengano privilegiate. Sul lato della struttura impositiva, di nuovo è possibile, l'evidenza empirica lo dimostra, gli studi dell'OCSE lo dimostrano, che laddove il secondo income earners è tassato in maniera un po' più leggera, ovviamente la famiglia in qualche maniera è agevolata, la famiglia di fatto, non soltanto ovviamente nelle forme tradizionali, è agevolata, e quindi questo facilita le scelte riproduttive. Tra l'altro, di nuovo, sulle norme sociali e il discorso culturale, io non ho le prove empiriche perché questo forse l'OCSE non l'ha stimato, però mi sembra che l'Italia sia uno di quei paesi in cui il sentore comune dice che le donne non fanno figli perché lavorano. Ora sappiamo benissimo dalla Svezia, la Norvegia e tutto il resto che le donne fanno i figli perché lavorano, che è un po' diverso, quindi anche dal punto di vista, di nuovo, quindi sono delle scelte culturali che hanno un impatto evidente sugli outcome economici. Una seconda pista di riflessione è a livello soprattutto della leadership, che penso sia importante direttamente nel momento appunto della presa di decisioni private o collettive in generale, che possono essere pubbliche oppure private delle imprese che comunque sono un attore della società, il tema delle quote. Tra l'altro questo ha anche un impatto, di nuovo, l'avere dei role models femminili che non siano soltanto delle cubiste o delle veline aiuta ovviamente a scegliere magari una carriera di medico o di tecnologo piuttosto che un'altra. E da questo punto di vista l'Italia non soltanto penso sia, cioè sicuramente all'avanguardia, anche se non siamo ovviamente gli unici ad avere le quote, mi riferisco in particolare alle quote per i consigli di amministrazione, ma anche alle quote di genere
per le elezioni sia a livello locale che a livello nazionale. Quindi non soltanto siamo comunque un paese, per una volta siamo arrivati insieme ai norvegesi, di solito arriviamo con 15 anni di ritardo su qualsiasi cosa, o i finlandesi, invece quella volta siamo arrivati con la legge Golfo Mosca più o meno allo stesso momento, ma gli studi in particolare di Alessandra Casarica e Paola Profeta in Bocconi dimostrano che l'effetto è stato positivo anche sulla qualità, ovviamente è stato positivo sulla qualità perché le donne che arrivano nel consiglio di amministrazione sono di solito più giovani, più brave, più qualificate, non fosse altro che perché arrivano 10 anni dopo quelli che erano stati eletti prima, quindi c'è un darwinianamente un processo di miglioramento, ma in più hanno un impatto positivo anche sulla qualità degli amministratori maschi, perché una volta che uno ha fatto venire la professoressa Bocconi o dell'Università Politecnica delle Marche e in consiglio di amministrazione, è difficile poi promuovere il cugino del commercialista, ecco, per essere nel consiglio di amministrazione, quindi l'effetto è positivo. E penso che abbia, tra l'altro poi sappiamo, di nuovo studi approfonditi dimostrano che la presenza femminile negli organi decisionali delle imprese ha un impatto positivo, l'evidenza non è univoca, ma insomma in generale è positivo sui risultati, sulla performance finanziaria, economica e finanziaria delle imprese, quindi di nuovo non è soltanto una questione di equità ma anche una questione di efficienza. Al di là del fatto che appunto c'è un impatto sull'accumulazione di competenze che in un paese come il nostro penso che sia praticamente importante. Poi si può invece discutere su, qui finisco, sugli ultimi due, su due punti legati in realtà, uno direi, mi riallaccio sicuramente a quello che diceva Lamborghini sulle norme sociali e la resistenza al cambiamento che è così forte nel nostro paese. Cioè il nostro paese è il paese di Galileo che ovviamente ne ha provato molte di resistenza al cambiamento e ha pagato le conseguenze, ma sicuramente voleva cambiare e come lui ce ne sono tanti altri, quindi non è nei nostri geni essere resistenti al cambiamento, però negli ultimi anni lo siamo diventati per tanti ordini di motivi. Anche perché poche volte che si vogliono fare i cambiamenti poi li si fanno male, quindi questo non aiuta. Però questa area particolare appunto delle questioni di genere e della capacità di portare questo dibattito a un livello, cioè, l'equità è un bene di per sé assoluto, quindi già se si discutesse di questioni di genere sotto il profilo dell'equità sarebbe già più che legittimo, ma nella misura in cui oltretutto ci sono degli evidenti impatti in termini di efficienza, quindi di crescita e crescita sostenibile di questi dibattiti, sarebbe ancora più importante parlarne. Ora non sono così sicuro che, ma farò come Calenda, per carità di patria non dirò più di tanto, non sono tanto sicuro che sarà una delle questioni centrali del dibattito elettorale. L'ultima questione è se, ma qui non è una discussione quasi filosofica per riallacciarmi, magari appunto dopo le citazioni di Calvino faccio anch'io un po' di filosofia a un livello più basso, poi se ovviamente la questione di genere non vanno confuse con l'omogeneizzazione, cioè non vogliamo ovviamente che le donne siano come gli uomini, vogliamo che nella società la diversità sia premiata e quindi al di là del fatto, anche perché sappiamo che appunto gli uomini siamo quasi tutti qua uomini e studi di psicologia sociale e tutto il resto lo dimostrano, siamo spesso volentieri overconfident, pensiamo che tutto si possa fare e tanti dei disastri, adesso mi limito all'ambito finanziario ed economico, tanti dei disastri degli ultimi anni sono legati anche a questo tipo di comportamento, quindi quello che è importante, di nuovo in una logica di gender balance, è la diversità di genere ovviamente, ma di tante altre cose nella società. Grazie mille.